Ah, mi sono accomodata perché oggi voglio parlare di Stefania. Stefania ha 46 anni, viene dalla provincia di Napoli ed è una professoressa di matematica e scienze che ama autodefinirsi la signorina Rottermeier. Perché? Benvenuta a Detto Fatto, Stefania. Buongiorno e buon pomeriggio a te, Bianca. Perché? Innanzitutto perché assomiglia a una lavagna, quindi come la Rottermeier, proprio scura, sempre, il look è quello. E poi per il mio carattere piuttosto austero, esigente, pignolo, soprattutto verso me stessa, insomma. Beh, devo dire che le professoresse di matematica tendenzialmente un po' hanno questa austerità, questo raziocinio, no? Questo modo di fare pragmatico. Esatto. Sempre radicata con i piedi per terra. Non a caso, appunto, si appassionano alla matematica, che quanto di più razionale, ma anche creativo a volte ci possa essere. Perché? Da dove nasce tutta questa tua passione? Io so che tu sei laureata due volte. Insomma, hai un bel curriculum di studio. Quindi da dove nasce questa passione per lo studio? Bianca, dalla curiosità. La curiosità per la vita, sostanzialmente. Quindi fin da piccina ho sempre voluto capire che cosa succedesse intorno a me, e la si comprende la vita solamente studiandola in maniera seria, approfondendola. Certo. Poi purtroppo, insomma, una vicenda, un incidente, una frattura vertebrale ha fatto sì che io non potessi più proseguire le mie attività sportive. Successivamente una malattia neuromuscolare rara ha impedito la ripresa e quindi ho continuato ad allenare la mente, sostanzialmente, ecco, da sportiva. E la mente è il nostro grande motore, Stefania, veramente. Studiando. La mente ci porta veramente a superare grandi ostacoli, a volte anche proprio che il nostro corpo ci impone. Certo. Non si possono mettere gabbie alla mente. No. Non esiste, nessuno ci potrà mai fermare. Allora, i tuoi alunni, che rapporto hai con i tuoi alunni? Sei quella, per esempio, mi ricordo la mia professoressa di matematica, perché io andavo al liceo scientifico, che quando facevamo il compito in classe si metteva gli occhiali da sole per non far vedere lei dove guardava, impedirci di copiare, di passarci le cose. Tu sei una un po' così. Tra l'altro la saluto, prof, ti voglio bene tantissimo, lo sai. No, io ho proprio i superpoteri, me ne accorgo anche senza guardarli, lo percepisco quando anche di lato. Hai il terzo occhio anche di lato. Sì, però mi faccio perdonare. Saluto tutti gli alunni, i colleghi e la dirigente dell'Istituto Mero, se posso. Così assolutamente, magari li salutiamo tutti, mi raccomando, ragazzi, che questa professoressa è molto esigente, ma c'è qualcosa che forse voi non sapete di lei, perché la vedete così tutta composta, un po' Rottermeier, eccetera, ma si è creata una sorta di, come dire, situazione legata a tuo marito Francesco. Sì. Perché? È un problema, perché al contrario mio marito è un musicista, è un rocker, quindi lui ha le sue serate così... Lui invece è tutto istinto. Sì, così... creative, artistiche, e io non ho cosa indossare, con la speranza adesso che si riprenda dopo questo periodo difficile. Mi guardo l'armadio e dico, ma non, insomma, cosa cioè, tu vai a un concerto di tuo marito e tu con ti continuano a vederti con l'occhialino, il taglierino, la cosa un no, po' così. Allora, non ci sta allora proprio. facciamo una cosa Stefania, a questo punto è il caso di chiamare a rapporto la nostra Carla Gozzi, perché necessiti di tirar fuori questo aspetto un po' più rock. Sì. Perché sarebbe un bel connubio la matematica con il rock. Carla, è arrivato il momento! Attiviamo il piano! Operazione avviata, vai col cambio mood, prego! E allora? Vieni pure Stefania! Benvenuta Stefania, allora la tua storia! Del nostro studio, che è tutto per te, perché oggi questo cambiamento, cara, dovrà essere... Spettacolare, drastico, hai ragione Bianca. Allora Stefania, la tua storia è molto interessante e devo dire che corrisponde esattamente al tuo guardaroba che è dietro alle mie spalle. E dico anche, meno male che oggi sono colorata, perché questo guardaroba è funereo, guardatelo un po'. Non riesco a distinguere i capi, tutto grigio e nero. Piste. Regia, un po' di sottofondo ispiratore. Eccoci qui, partiamo col primo. Direi, vediamo forse anche qualche scatto indossato, un primo taglior grigio, ovviamente assolutamente iper noioso. E poi, sempre per far emergere un po' la personalità, arriviamo a un secondo dove hai usato naturalmente un po' di fantasia, ma col nero, grigio e nero, quindi non ti sei sprecata molto.
E ovviamente abbiamo l'abitino, quindi il tubino nero, che devo dire un passepartout, Bianca, questo è un po' allora, diciamo che guardaroba. La tonalità più chiara del suo guardaroba è il grigio. È il grigio, ecco, okay. Lei devo dire che è molto okay. fantasiosa con queste nuance di grigio. La più luminosa è il grigio. Esatto, esatto. Allora, vogliamo dare un po' di vita a questo armadio, Carla Gozzi? Allora, facciamo. Certo, diciamo una cosa che io recupererei anche per dare un po' un senso di quello che dovrebbe mantenere e tenere Stefania, recupererei il famoso tubino nero, che è un grande classico. Ma visto che tuo marito è un musicista, diamogli un'aria rock già dal tuo guardaroba. Quindi ho recuperato ovviamente un chiodo, il tubino è corto, quindi un legging sotto, potrebbe essere una calza coprente, tutto quello che ti serve per diventare molto strong e molto fantastico. Groupie girl, perché no? E vedo anche un bel anfibietto lassù. Esatto, eh? Esatto. Ti piace questo abbinamento, Stefania? Tantissimo. Bene. Mi consente di rimanere una lavagna, ma energetica. Certo, grintosa, basta un chiodo. Ma noi vogliamo qualcosa in più da parte tua, Stefania. Noi vogliamo che tu scelga il capo che più ti rappresenta. E poi ti dico cosa faremo, prego. Ma sì, io in effetti dicevo sono sempre così attaccata molto a terra e penso che sceglierò le scarpe, questo mezzo tacco. Mezzo tacco, che sì, voglio sì. ma non posso. Voglio sì, ma non posso, sì, perché la vita la dobbiamo vivere fino all'ultimo battito, senza mezze misure e senza mezzo tacco. Fino all'ultimo Bravo. Battito, l'ha detto lei! L'ha detto l'aiuto, lei, bravissima! Bravissima! Carla! Regia, regia, facciamo scendere dall'alto dei cieli il nostro sofisticato Panaro. Oggi in italiano. Prego, Stefania, puoi dire addio voilà. alle mezze misure. Ciao! Salutiamo! È tutto pronto per diventare una perfetta groupie, perciò segui la nostra cara Gozzi e accomodati a Carla Land. Buon divertimento! Maestro, e adesso è il momento di scoprire qual è il nuovo mood della nostra amica Stefania. Carla, eccomi, la nostra professoressa di matematica. Esatto, la nostra professoressa di matematica e scienze, che aveva bisogno di un mood meno Rottermeier, più direi. Rock and roll. Sì, o perlomeno più protagonista, per ovviamente far piacere al marito, che è un musicista. E noi abbiamo qui anche il marito, Francesco. Prego, con un Francesco. Mazzo di fiori in mano, pronto ad accogliere la nuova Stefania. È pronta? È pronta. E allora, vediamo come è arrivata stamattina. Eccola qui, immancabilmente. E ora scopriamo il nuovo mood. Non la riconoscerai più. Sei sempre tu. Di Stefania, prego. Perché detto fatto siete voi!